Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione le Razer Manowar 7.1. Precisiamo, sono il modello con il cavo, in quanto il modello wireless lo abbiamo già analizzato e recensito sul nostro sito. Partendo velocemente dalla confezione, immagine illustrativa del prodotto, nome del prodotto, nella parte frontale, Razer nel lato, la scritta Razer di lato, e nella parte posteriore ulteriori tre immagini illustrative con le caratteristiche riportate anche in diverse lingue. All'interno della confezione troveremo i due classici adesivi della Razer senza effetto croma, una Quick Start Guide, un cavo di estensione di 1,5 metri di lunghezza rivestito in treccia di tessuto con connettore jack 3,5 mm placcato oro, che sicuramente potrà risultarci utile per avere le cuffie maggiormente distanti dal case. Infine troviamo anche come bundle aggiuntivo la scheda audio dedicata 7.1 che ci permetterà di usufruire del suono 7.1 surround. Connettore USB placcato oro, okay. LED di stato e nel lato opposto troviamo l'ingresso in cui inserire il jack proveniente dalle cuffie. Infine troviamo le Manowar con il cavo. Come notiamo il design è prettamente invariato dal precedente modello, quello che si aggiunge in questo è appunto la dotazione di un cavo, sempre rivestito in treccia di tessuto, con un singolo connettore jack 3,5 mm che dovremo innestare nella scheda audio dedicata per usufruire del suono 7.1 surround. Presente anche un controller sul cavo che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono e di regolare il volume. Parlando delle cuffie, come notiamo il design è sempre molto elegante e classico, grazie a una colorazione di colore nero. Struttura sempre di plastica con una buona flessibilità. Nella parte superiore, quindi la headband, troviamo nella parte esterna la scritta Razer su una superficie similpelle. L'ampiezza della headband è abbastanza buona per aumentare il comfort una volta indossate. Nella parte interna troviamo un'ulteriore imbottitura, la possibilità di regolare l'ampiezza delle cuffie su 6 step, i driver, scusate, i padiglioni potranno essere sempre rotati di circa 90 gradi e quindi favorire anche la calzata sulla nostra testa, oltre che questo piccolo movimento laterale tiltabile, e sempre per agevolare il comfort e per calzarle meglio. I padiglioni esternamente sono sempre realizzati in plastica con questo motivo. Troviamo il logo della Razer che dovrebbe essere illuminato di colore verde una volta collegate con la scheda audio al computer. Il padiglione di sinistra è dotato sempre di un microfono flessibile e retrattile con relativo LED di stato per quando il microfono sarà in funzione o verrà disattivato. Internamente i padiglioni sono di buone dimensioni, rivestiti sempre di gomma più rivestimento esterno in similpelle, offrendo massimo comfort, mentre i driver interni sono da 50 mm, quindi praticamente le specifiche tecniche di questo modello sono identiche al modello wireless. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto a tutto lo staff.